Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che siamo arrivati in questa nuova zona e abbiamo già sbloccato il negozio del nostro amico Vulgrim. Quindi tutto quello che dobbiamo fare ora è proseguire e andare avanti. Ecco fatto, riuscirò a fare il trofeo di ucciderne tre di fila, lo giuro. Tre di fila in volo, tra l'altro. Che sembra una cazzata, ma ehi, se non ne appaiono tre di fila, eccolo lì. Sapevo che sarebbe arrivato qualcosa di grosso. Hai sbagliato nemico, però va bene. Aspetta. E dai. Guerra, che cacchio. La mira, su, bello. Che palle. Sta mira del cazzo sto gioco. Come ho detto, in realtà avrei dovuto ucciderlo in modo normale. Se lo uccido invece che cavalcarlo, lo uccido molto prima. Aspetta, stai rompendo le balle. L'ho messo a fuoco. Aspetta, no, ho sbagliato tasto di nuovo. Credo sia morto. Oh, finalmente. Al prossimo col cavolo che ti cavalco. Alla prossima ti ammazzo direttamente. Tra l'altro, fammi vedere se qua sopra si nasconde qualcosa. Direi proprio di no. Però là sopra c'è una delle nostre amiche piante. Piante, tra virgolette. Uno dei nemici di Half-Life. E anche sparargli conta. Conta esattamente come lanciargli il boomerang incredibile. Bastardo? Lascialo. Come... Ah, ho capito. Ho capito. C'hai ragione, guerra. Scusami. Ok, di qua. Perfetto. Prendi la caccola esplosiva. Esplodi. Perfetto. Ora, dov'è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è scendere di qua. Il punto ora è che devo arrivare da quella parte. Ci arriverò con un salto? Se magari tu saltassi, guerra, che cazzo. Dicevamo, se guerra decide di saltare, sì, ce la facciamo. Ce la facciamo appoggiandoci qua. Ecco fatto. Rompendo il cristallo, ora possiamo passare. Tra l'altro, io questa zona me la ricordo. Ho un vago ricordo di quando giocavo sulla PS3 in questa zona, ma non mi ricordo il perché ci dovrei tornare o perché proprio quel pezzo l'ho dovuto rifare. Ma chi lo sa, forse è il bello della riscoperta dei giochi. Allora, fammi vedere. Potrebbe essere pericolosa la cosa, ma io devo arrivare da quel lato. Mi chiedo se posso sparare mentre sono... Guerra, salta, che cazzo! Dicevo, mi chiedo se posso sparare mentre sono sulla corda o magari appoggiato al muro. Allora, appoggiato al muro, il prompt appare, però non lo fa. Forse sulla fune? Guerra. Santo cielo. Aspetta, qui... Ah, guarda cosa c'era di nascosto. Qui c'è un forziere. Se vado dal forziere, in realtà forse posso saltare direttamente sulla corda poi. Però non credo ci sarà molto. Infatti, come al solito. Perfetto. E come era ovvio pensare, non posso sparare. Proviamo a fare così invece. Proviamo a prenderli tutti e tre da questa distanza. Ci lanciamo sulla corda e ci sbrighiamo. Eh sì, era l'unica opzione plausibile. Dall'altro lato non avremmo mai fatto in tempo. Fai molta attenzione, guerra, che di nuovo il percorso non me lo voglio rifare. E scendi qua. Beh, è stato facile. Vediamo chi si nasconde qui ora. Ah, di nuovo Vulgrim. Beh,
Quando vuole mettere due negozi vicini, però ce li mette, eh. Ah, guarda qua, c'è di nuovo un cristallo. Mettiamoci allora il guantone e vediamo che cosa nascondi. Oh, ma guarda, un frammento di vita. E io avevo proprio bisogno di un po' di ricarica. Ce ne manca uno per avere un altro frammento intero. Andiamo da Vulgrim, giustamente, solo per sbloccare il suo negozio, non per altro. Ehi, Vulgrim, ciao di nuovo. Nuova area sbloccata, ottimo. Salve anche a te, non ho bisogno di niente perché sono povero. Giusto? Sì, ho solo 2555 anime. Sono un po' pochine, lo so. Le Lande Cinere. Bel posto dove venire in vacanza. Oh, guardalo lì il vermone. Quello me lo ricordo. Me lo ricordo assolutamente. Purtroppo mi ricordo anche che non è un nemico facile da fare. Ovviamente, cosa dovremmo fare? Rallentare il tempo. Saltare qui e arrivare sulla piattaforma il più velocemente possibile. Prima che quel simpaticone vermone arrivi a noi. Credo che sia tardi. Credo che sia tardi. Uff, che culo. Non scherzava a proposito di quei vermi. E poi lo Stygian sarebbe quello cattivo. Minchia, è enorme. Porca vacca. Abbiamo bisogno di un modo per attraversare questo deserto in modo più facile. Purtroppo saltellare così, certo. Ehi. Sì, e voi invece siete ancora morti. Beccatevi la mia lama turbinante. Dovrei aumentare di molto l'attacco della falce. Per questo sto continuando ad usarla. Vieni qua. Soprattutto perché è un ampio raggio, ma anche perché mi piace usare la falce. In molti giochi io dove c'è la falce la uso, iniziando da Diablo 2. Diablo 2, mamma mia, quello lì usa il mio stesso attacco. Dove sei? Non ti vedo. Credo sia morto cadendo nella sabbia. Vediamo quante anime mi dai. Sempre 150, niente più, niente meno, eh. Non sprechiamoci gioco con le anime, eh. Che è? Che c'è un vermone sopra di noi o è sotto di noi? A prescindere da dove si trovi, sono sicuramente in pericolo io. Questa ci posso aggrappare? Sì, posso aggrapparmi. Beh, questo vuol dire che probabilmente qua ci posso ritornare. Oh, ma guarda. Becchiamone un po'. strapparvi le alette è molto divertente, lo ammetto. Però è più facile uccidervi con un colpo. Ce n'è ancora uno? Sì, ce n'è ancora uno. Come dicevo, non ce ne sono più ora. Bene, tutto questo mi ha portato a dover raggiungere un'altra piattaforma. Un po' inculato quel posto, eh. Devo trovare il modo di aprirlo, allora. Fammi vedere una roba. No, ok. Non cadere, pazzoide. Mi ricordavo che per qualche motivo, forse sto confondendo con un altro gioco, mi ricordavo per qualche motivo che gli stendardi si potessero rompere. Allora, c'è una via qui all'interno e qui all'esterno c'è questo muro che possiamo arrampicarci. Ma dove ci porta? Qua sopra. Qua sopra dove c'è una cesta. E anche un po' di oggetti da rompere, ma niente più. Quante anime mi dai? Sempre 100 e passa. Quindi dobbiamo scalare la torre dall'interno. Ecco, occhio guerra. Allora, quelle punte lì non mi dicono niente di buono. Questo vuol dire che appena azioneremo questo coso, su questi muri non ci possiamo più salire. Re. Qua c'è del fuoco. Molto probabilmente dovremmo usare le caccole esplosive.
Ok. Tutto qui? Abbiamo solo abbassato il coso del crono? Strano. Mi aspettavo qualcosa di un po' più elaborato, diciamo. Eccolo qua. Allora. Minchia. Il vermone è qua vicino, però. Dobbiamo fare attenzione. Vorrei che si allontanasse il più possibile, in realtà. Uno, due. Lancia. Credo che il modo migliore sia correre. Guardalo, guardalo, guardalo che si avvicina. Via. Mamma mia. Maledetto vermone. Ah, posso fare anche una schiacciata, non me lo ricordavo. Maledetto vermone. Quello mi mangia, altro che... Ah, buongiorno. Fai attenzione, guerra. Non facciamoci divorare prima del tempo, per favore. Occhio, porca troia. Tu e i tuoi scatti di merda. Santo cielo. Non farle mai più queste cose che qua ci moriamo ma male, guerra. Che tra l'altro, dove mi sto dirigendo io? Fanculo. Maledetto vermone. Sarai qui da 100 anni e non l'hai distrutte fino adesso queste rocce. Ok. Chissà perché mi aspettavo che sarei dovuto andare io da voi, non voi da me. Adesso arriva di nuovo il vermone a distruggere i sassi? Secondo me, no. Ecco fatto. Le combo quadrato, quadrato, triangolo funzionano sempre. Perché almeno mi permette di fare quel mega attacco con la falce in avanti. Vieni qua. Che ti taglio le gambine. E che scherzo che hai fatto. Vieni qua anche tu. È sempre divertente tagliare le gambe ai nemici. Zacchete. Ecco fatto. A quanto siamo con la falce? Siamo a metà. Siamo a metà, dai. Ce la possiamo fare ad arrivare a potenziarla tutta. Ok, sì, posso fare questo salto. Non è mortale, fortunatamente. Solo che, come dicevo, quelle lame girano. Quelle lame fanno male se io mi aggrappo sopra. Però sono abbastanza sicuro che ci sia un coso del crono. Vieni qua, fatti distruggere. Ecco fatto. Azioniamo questo. Tec tec tec. Tec tec den den. Eccolo là. Allora, dobbiamo lanciarlo, salire e muoverci il più fretta possibile. Muoviti, guerra. Muoviti, bravo. Ed ecco qua un nemico. Se lo butti di sotto credo che crepi. Vabbè. No, 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 no. Bravo, guerra. Non fare mai più ste cazzate, per favore. Dunque, giusto per sicurezza, io un altro lancio e glielo faccio. Si sa mai cosa possa succedere, no? Saliamo qui. Ah, basta? Non devo andare ad uccidere i nemici? Ah, pensavo, appunto. Pensavo di dover fare molto di più. Le sabbie del tempo le chiamerei io queste. Sì, sto abusando del nuovo attacco. Eppure mi diverte la cosa. Allora, se vado di qua, se scendo qua sotto, trovo qualcosa? Sì, trovo una palla che mi fa salire. E lì ci abbiamo un cristallone rossone. Dobbiamo trovare una caccola esplosiva. Salve, sono venuto per invadere la vostra torre.
Beh, io ti lascio là sotto, ciao. Proviamo a salire sopra, probabilmente come prima. Ecco appunto, c'è un altro nemico che controlla il coso, la leva per il crono. Forza, venite a me. Cos'è, pensate di farmi brutto voi quattro? Chiudendomi qua dentro, eh? Ma non scherziamo. Cosa pensavate di fare? Fermare un cavaliere voi quattro? Maledetti demoni schifosi. No, di qua guerra, bravo. Soprattutto ora che ho questo nuovo attacco. Essere circondato non è più un problema, perché posso farvi a fette tutti quanti in un colpo solo. Sì, e ne sto abusando tantissimo di questo attacco, solo perché devo livellare quest'arma. Maledetti, vi farò a pezzi e darò tutto il vostro corpo in pasto alla morte. Sì, mio fratello mangia cadaveri, problemi? Credo di aver sistemato la faccenda, ottimo. Dunque. Azioniamo questo. Ora mi rimane da lanciare questa qui. Il problema è, ce la faccio in tempo? E soprattutto il cristallo, dov'è che è? Qua, perfetto, forse con le tempistiche ce la faccio. Se non mi esplode subito in mano ce la facciamo. E invece mi è esploso in mano e mi ha fatto anche cadere di sotto. Vediamo se posso colpirti da qua dentro. Direi proprio di sì, ottimo. Allora prendiamo la caccola esplosiva e ci muoviamo il più in fretta possibile. Lo lanciamo qua. Vai! E aspettiamo che esploda. Puffete! Niente più cristallo rosso. Ora questo lo riabbassiamo. Stavolta lo attiviamo da questa distanza. 1, 2, 3, vai! Oh, attenzione. Che va bene tutto. Ma se mi colpisce comunque cado. Vediamo, qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Dunque, possiamo finalmente risalire. Risalire dove? Da questo lato. Scendi, guerra, scendi. Guerra, bravo. Di qua c'era la caccola esplosiva. E qui c'è un tesoro, ma guarda un po'. Che cosa contiene? La mappa? Un'essenza vitale, va bene, la accetto volentieri. Oh, ma guardati, ti stavi aspettando, vedo, eh? E io sono venuto a prendere la tua vita. Ma dai, che male, stavo facendo una combo io. Ecco fatto. Siamo saliti un po'? Un po' più della metà. Ora facciamo scendere anche questa qui. Tacchete. E scendiamo di sotto prendendo uno shortcut, ovvero buttandoti di sotto, guerra. Bravo. Il muro è qua. Lanciamo il nostro frisbee del destino. Occhio, guerra, che quelle lame comunque ti fanno. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ti fanno la bua se ti prendono. Ecco fatto. Questa era molto vicina, lo devo ammettere. Guerra? Lo buttiamo di sotto questo? Che dici? Per fortuna che per usare queste combo non usa poteri magici o punti mana, cazzate varie, perché se no veramente ne abuserei. Oh, ma guarda! Dobbiamo disattivare questo macchinario? Allora spegniamolo! Ah sì, quello lì mi fa fare con calma. Taratara tan tan. Oh! Vedo che avete scavato in profondità. Molto bravi. Per essere dei semplici coglioni. E ora la vostra vita appartiene a me. Sono venuto a falciarvela. Tac tac e via. C'è qualche forziere qua sopra però?
Sembrerebbe di no. Molto triste ora. Ecco qua, la mia via per passare oltre questo inferno di sabbia. Oh, c'era dell'acqua, incredibile. E lì c'è un artefatto. Come lo raggiungo? Bella domanda. Oh, dei nemici subacquei. Mi siete mancati. A proposito di reliquia, guarda un po' lì sotto che cosa c'è. Ce n'è proprio una, ma di quelle scaccione. Di quelle dei soldati. Per adesso sembrerebbe non ci sia una via, quindi molto plausibilmente qui ci torneremo. Credo che il vermone mi abbia sentito. La via prosegue quindi. E qui c'è un cristallo enorme da distruggere. Un cristallo enorme con un pezzo di ferro enorme.